Rossini. Prima ad Haiti, poi in Congo come medico chirurgo volontario per Medici Senza Frontiere. È rientrato a San Marino pochi giorni fa, dopo 5 settimane in una delle aree più pericolose del pianeta, in condizioni estreme, mettendo a rischio la propria vita per curare feriti, civili e militari. Un conflitto, quello in Congo, che ha mietuto 5 milioni di morti dal 1995 nel quasi totale disinteresse dei media internazionali. Lavoravamo in tre in questo ospedale e ho operato bambini con proiettili nella pancia, bambini ai quali non si poteva fare niente, con schegge nella testa. C'è un bambino che è ancora in coma da 15 giorni, non si sa cosa fare perché non c'è la struttura. E bambini, soprattutto civili, donne, che si trovavano in mezzo a queste battaglie fra i ribelli e i regolari e venivano colpiti in queste capanne. Si è mai trovato anche in situazioni di pericolo per la sua incolumità personale? Mi sono trovato 6 ore in una guerra proprio di città, con cecchini, bombe che si sentivano, ma intorno alla base. Non è stato piacevole per niente. Cosa le ha lasciato questa esperienza? Il piacere di fare cose utili, interessanti. Io sono sempre stato una persona un po' avventurosa e alla fine sei contento.